Oh, è arrivato un pacco Amazon! Voglio aprire. Che cosa sarà mai? Non lo so. Sei contento? Certo sono contento, però non doveva, una muia. Ma non lo sai, manco che cos'è? Vabbè, dopo apriamo e vediamo che succede. Allora, ho disinfettato e eliminato il pacco e ho disinfettato anche questo. Perciò stavo fuori. This is regalo. Adesso lo porto a Francesco. Chiudi gli occhi. Non ha avuto il brivido di poterlo scartare. Scaltare. Allora aspetta, lo metto così. Ti dico io quando devi aprire gli occhi. Apri. No! Oh, sa come si fa io questo coso? Però non sanno come si usa effettivamente. Oh, sa come si fa io questo coso? Ma come si usa? Mo? Amo a Dio, mi dispiace. Hanno fatto un errore regalando questo. Che è, amo? Ha urlato prima. Ma funzionerà bene. Ma che dici? Fammelo vedere pure a me. Un attimo. Dove stai? Che stai facendo? Questa mano sta passando un gigante con un bazooka a mano. Dove? Che ci sta? Dietro? Qua mo sto Super Mario. Oh, aspetta che mi ci raga. Dai, forza, è quello l'esercizio. Dai, mi sono fatto male. Sei stretta? Sì, aspetta di trovare. Forza? Dai! Questo è l'ingresso del nostro comune, del nostro municipio. Questa è la nostra piazza, rigorosamente deserta, alle ore 10:35. Eccoci, comune di Aielli. Queste sono le buste in cui all'interno ci sono le varie mascherine che abbiamo acquistato. Abbiamo mascherine chirurgiche, mascherine artigianali fatte da due realtà tessili. Come ho detto ieri, stiamo provvedendo a distribuire alla popolazione le mascherine chirurgiche, almeno una a membro della famiglia, quindi ogni famiglia sta ricevendo da un po' di giorni le mascherine. Mi chiamo Antonio, ho 50 anni, sono un papà separato. Volevo raccontare un po' la mia storia, insomma, quello che mi sta accadendo in questo periodo molto difficile, che purtroppo sta toccando tantissimi italiani, tantissime persone, anche che non hanno problemi come il mio, insomma, di una separazione, ovviamente, dove mi sono dovuto in qualche modo allontanare dalla famiglia e con una figlia, ovviamente, che faccio fatica in questo periodo a frequentare proprio per via di questo maledetto coronavirus. Questa è la residenza dove sono accolto sia io che altri papà separati che hanno l'esigenza anche di frequentare e continuare il rapporto genitoriale con i propri figli. Questa è la cucina che condivido insieme a un altro papà che mi sta riprendendo, e quindi avevo piacere, insomma, di far vedere come in periodi come questo, dove non ci si può muovere, dove non ci si può allontanare, insomma, come si condivide, insomma, un po' delle parti comuni. Questa è la cucina, appunto, che è stata messa a disposizione dall'associazione
appunto del convento di Baccanello, questa associazione che si occupa appunto di accogliere i papà separati in momenti di difficoltà. Anche io ho avuto un momento di difficoltà in cui purtroppo ho perso il lavoro e ho dovuto purtroppo abbandonare la casa. Questa è una camera dove è accolto l'altro papà, posto molto accogliente, molto, molto pulito, che ci teniamo anche a tenere ovviamente pulito, igienizzato in questi momenti un po' di difficoltà. Poi abbiamo il corridoio, l'altra stanza che sarebbe appunto la mia, dove accolgo mia figlia nei momenti ovviamente di frequentazione che mi spettano per legge. E poi abbiamo le altre parti dove ognuno appunto ha il suo bagno e quindi può tranquillamente usufruire dei servizi in maniera autonoma e distinta. Noi abbiamo anche la fortuna di poter accedere a diverse parti comuni, quindi poter camminare, poter anche, voglio dire, passare del tempo anche con i frati del convento appunto di Baccanello. Questo, come potete vedere, è il chiosco piccolo del convento di Baccanello, dove ci teniamo a tenerlo pulito anche noi papà, proprio per dare l'opportunità anche ai visitatori, insomma, di avere un luogo comunque accogliente. È una struttura che risale al 1600, dove tra l'altro il Papa Buono, Papa Giovanni XXIII, veniva a pregare. Ed anche la lapide che è stata affissa qualche decennio fa, ovviamente, in memoria di Papa Giovanni XXIII, che era anche lui un terziario francescano, e predilesse appunto questo convento. Quindi a memoria, il 21-9 del 69, fu affissa questa lapide. E prossimamente vi faremo anche vedere insomma, gli altri papà e anche i frati che ci accolgono e con cui abbiamo un buon rapporto, insomma. Grazie per adesso.